in uno stato di iperossigenazione, cioè alcalino, creiamo un muro contro tantissime malattie. Se andate a vedere Stefano Fais, proprio lui dice proprio questo, che mantenendo uno stato di... è come se, pensate questa stanza, se cominciamo a mettere immondizia, quindi creiamo l'habitat naturale per gli scarafaggi, per i topi. Ecco, se noi manteniamo il nostro sistema connettivo in questo stato di acidità, è un terreno fertile a tantissime malattie. Questo è quello che dicono. Io vi posso parlare della mia esperienza diretta sul discorso dell'asma. Poi ci sono tantissimi clienti che mi danno dei risultati su osteoporosi, perché quando ho cominciato a bere acqua alcalina, io l'ho fatto per l'asma. Io avevo un problema di caldo freddo ai denti, avevo un problema di tartaro continuo, davvero facevo ogni 4 mesi una pulizia dei denti, e quando sono andato dal mio dentista mi fa: ma sei andato da qualcun altro? Io ho detto no, e mi era scomparso questo fastidio. Tra l'altro io andavo da primo, ho cominciato a utilizzare quelle passe che servono per ammortizzare questo problema, dopodiché invece ho ricalcificato i miei denti, perché l'acqua alcalina prende calcio, magnesio, potassio e ferro e lo rende biodisponibile. Che significa? Significa che quando voi prendete le bottiglie in vetro, vedete che nel giro di 1 o 2 settimane si crea un velo, quel velo è calcio biodisponibile. Abbiamo avuto proprio delle analisi di persone che hanno cominciato a assumere acqua alcalina ionizzata e che hanno avuto una ricalcificazione delle ossa del 20%, quindi combatte l'osteoporosi e dà tutti quei sali minerali che ha bisogno l'organismo, anche col ferro. Il meccanismo, perché il meccanismo... Questa è la sinergia, lui è fantastico. Ci siamo conosciuti tramite Cristian, è nata oggi che abbiamo fatto, cioè io sono innamorato di quello che abbiamo fatto. Volevo dire, tu hai spiegato il meccanismo dell'osteoporosi, ma il meccanismo per cui l'alcalinizzazione, diciamo, tramite apparecchiature, tramite bicarbonato, tramite qualsiasi cosa, va a contrastare l'osteoporosi, è perché portando alcalinità al nostro organismo sottraiamo l'acidosi, e quando noi invece siamo in acidosi, l'unica maniera per tamponarla e andare a prendere i bicarbonati dalle ossa. Esattamente. Andatevi a vedere i non andando a prendere i bicarbonati dalle ossa, perché noi apportiamo qualcosa, in questo caso è l'acqua alcalina, l'acqua con il bicarbonato, il mangiare alcalino, il mangiare cibi, diciamo, di verdure alcaline, ci porta queste sostanze alcaline che, contrastandoci l'acidosi, non abbiamo più bisogno di andare a prendere i bicarbonati dalle ossa. Per cui l'osteoporosi, che nella donna avviene prima che nell'uomo, proprio per il problema della menopausa e tutti gli ormoni e cose del genere, chiaro che se una riesce a essere e avere un pH il più possibile tendente all'alcalino, meno andrà incontro a riassorbire questi bicarbonati dalle ossa. Per cui questo è un concetto semplice, ma non conosciuto. Poi gli utilizzatori dell'acqua alcalina sono pochi, ma adesso stanno diventando anche tanti. E questo poi è un sistemino che abbiamo fatto nelle nostre case di cellule, l'abbiamo messo a punto ieri. Anzi, c'è l'opera di 3 persone, qua, 4. C'è l'opera tua, l'opera di Cristian, l'opera mia, e l'opera sua. Ma io credo, lui mi dice sempre, nulla accade per caso. È nata questa sinergia perché il progetto Genesi, che poi ve lo spiego, è nato proprio per aiutare le persone. Perché voi immaginate me ridotto in uno stato pietoso, io non prendo un farmaco. Mia moglie, che lì è stata la prima a dire che io subivo l'effetto placebo di questa acqua alcalina, il che invece di andare a litigare, tanto qua alla fine ha sempre ragione lei,
Invece di andare a litigare, io ho detto: tu ci credi all'acqua alcalina? E mi ha detto: no, perfetto, quindi il clou di te non può avere l'effetto placebo, giusto? Ha detto: sì, certo. Cominciala a bere. Lei dopo è stata sempre, fin da ragazza, problemi di intestino pigro, proprio pauroso. Come tutte le donne. Quasi tutte, perché le donne, nonostante spendano tantissimo per le creme, bevono poco. E quando mia moglie cominciò a bere acqua alcalina, in un giro di 5 giorni ha regolarizzato l'intestino. Il che le cominciò a dire: ah, ma forse. Poi lei soffriva di reflusso. E in un giro di un mese ha risolto anche quel problema. Non è il primo caso, queste sono cose che io posso garantire perché me lo dicono i clienti, io non sono medico e quindi per me sono clienti, ma proprio fastidi di pressione alta, osteoporosi, diabete. Se voi andate sul mio sito e c'è un'intervista che dura 50 minuti, l'ho spezzettata, con Francesco Liviero, che è un medico di versione olistica, cioè cerca di curare in maniera senza farmaci, anche se per lui i farmaci sono un salvavita, quindi non vanno esclusi, ma servono solo come salvavita, e lui spiega perché ci sono tutti quei effetti positivi dell'acqua alcalina. Allora, qui abbiamo uno strumento, e così faccio vedere questa cosa. Allora, qui io sto facendo vedere l'idrogeno attivo molecolare. Io ho scelto questa macchina per questo motivo. Considerate che c'è un anno di ricerche per trovare questa macchina. Guardate qui, se riuscite a vedere bene, tutto quello che voi vedete è idrogeno attivo molecolare. Dura circa 10 secondi, da 7 a 10 secondi, e lo bevete direttamente quando prendete la macchina. L'idrogeno attivo molecolare è il più potente antiossidante al mondo. E ci sono degli studi fatti in varie università, soprattutto in California, per gli effetti proprio antietà dell'idrogeno attivo molecolare che ha sull'organismo. Qui spiego la macchina, io cerco di andare avanti perché... Nicola, sì? Puoi farlo vedere direttamente come abbiamo provato oggi con quella lampada? Sì, io lo faccio vedere, finisco questa cosa qui. Ora faccio vedere un'altra cosa. Ora qui faccio vedere con uno strumento di altissima precisione, c'era quel ragazzo che mi chiedeva una cosa sull'RP. Qui intanto stiamo facendo vedere il pH. Stiamo facendo vedere il pH. Ecco, qua prendiamo la Coca-Cola col pH-metro e guardate lo strumento come scende, addirittura va fuori scala. Siamo un pH 2,4, quindi la Coca-Cola è mostruosamente acida, ma in una maniera proprio mostruosa. Ora qui sciacquo la sonda con dell'acqua distillata e l'ho messa nella provetta, quindi vedete, con lo strumento di precisione vi posso garantire che tutti gli altri strumenti che io ho preso hanno dei valori che non c'entrano nulla con la realtà di pH. Anche questo è uno strumento che io ho smontato tutto, ho fatto delle tarazioni personali per arrivare a questo livello di precisione. Lo conosco ed è una meraviglia. 10.2 meno 225, è impressionante la precisione della macchina. Poi l'ultima cosa che vi voglio far vedere, io sto saltando perché se no ci impieghiamo, facciamo notte, e questa cosa è una cosa che voi vedete in anteprima, non l'ha vista nessuno ancora e non c'è nessuno che l'ha fatta, siete i primi. Allora io faccio vedere adesso l'interno, parliamo dell'ORP, andiamo a misurare l'ORP all'interno del pomodorino, quindi andiamo sullo strumento, quindi siamo riusciti a cambiare l'ORP del pomodorino, perché il pomodorino voi sapete che è pieno di pesticidi,
e tutte quelle cose che inquinano l'agricoltura. Tant'è vero che lì, mentre lui si va a stabilizzare il parametro, vi ricordate che all'inizio abbiamo messo un'acqua nell'acqua di rubinetto e un'acqua nell'acqua della macchina al quarto livello con un ORT meno 335. Tony, puoi prendere una ciotola, sì, e mettere i pomodorini? Vi faccio vedere cosa siamo riusciti a fare. Quello è la microcastellizzazione, quello di cui vi parlava Christian. La macchina riesce a fare una microcastellizzazione, cioè a rendere un'acqua esagonale. È chiaro che poi, passando da qui, mi va proprio a chiudere il cerchio, anche perché ho fatto degli esperimenti e realmente con l'acqua FI io riesco a averla ancora meglio, perché andiamo con il discorso delle memorie. Quindi in questo istante lui sta togliendo i pomodori. Tony, fai vedere, ti metti di lato, Tony. Sì. Togliamo i pomodorini dalla prima ciotola e dalla seconda ciotola in maniera simultanea. Vi ricordate che quella a destra era quella del rubinetto, no? Questo esperimento, in maniera molto semplice, è per far capire la microcastellizzazione dell'acqua. Allora, l'acqua, grazie all'ossigeno, grazie al pH, ma soprattutto alla microcastellizzazione, cioè che è diventata più piccola, è diventata più penetrativa. Quello che voi vedete, io l'ho analizzato, e abbiamo del colorante naturale dei pomodorini, quindi una parte di colorante c'è. Però ponetevi la domanda, perché dall'alto non c'è? Perché lì siamo arrivati a essere proprio all'interno del pomodorino. Però insieme a quello è piena di pesticidi. È chiaro? Quindi voi pensate che quello che noi facciamo lì, scusate una cosa, allora lì abbiamo preso il pomodorino e ci siamo fermati a un RP negativo di meno 21,5, è chiaro? Quindi abbiamo preso il pomodorino, quello dell'acqua normale, ora guardate col pomodorino quello dell'acqua microcastellizzata, siamo a meno 264, 69, 73 straordinario e continua a crescere. Si fermerà ora, mi ricordo, oltre 300. Quindi l'acqua alcalina con il RP negativo è riuscita a penetrare nel pomodorino, a togliere i pesticidi, a far sì che il pomodorino, la sostanza negativa, cioè quindi positiva per noi antiossidante, si esprimesse al massimo. Pensate quello che succede nel pomodorino, ancora non si è fermato? Sì. No, ancora sta salendo. Quindi voi immaginate, bere tutta quest'acqua alcalina, parliamo di 2 litri al giorno, nel nostro corpo, se fa quello nel pomodorino, cosa fa il nostro corpo? Nel nostro corpo ci pulisce, permette al nostro organismo di reagire, perché noi all'interno abbiamo una matrice, Alex Carrier nel 1912 vinse il premio Nobel perché dimostrò, qui è la prova col kiwi, dimostrò che il pomodorino, cioè, un attimo, se no qui andiamo, allora, nel 1912 Alex Carrier ha vinto il premio Nobel, come? Prese le cellule del cuore di un pollo e ripulendo dalle scorie le mantenne in vita per 28 anni. Lui dimostrò che la matrice umana è immortale, noi invecchiamo per le scorie, per lo sporco che abbiamo dentro. Più noi ci puliamo, più rallentiamo il nostro processo di invecchiamento. Non lo possiamo fermare, non possiamo arrivare ovviamente a zero a ripulire. Il problema è che noi non lo facciamo. Noi curiamo molto l'estetica, noi curiamo molto, ci facciamo lunghe docce. Poi se io chiedo a caso alle donne principalmente, perché non perché faccio differenza, perché normalmente le donne bevono meno di noi. Se io domando alle donne quanto bevono e mi rispondono 500 ml d'acqua. Siete delle eccezioni. Io prendo 100 donne e vi posso assicurare che bevono poco. Ma non lo dico per un discorso di, perché io posso prendere anche l'eccezione dell'uomo. Bevo pochissimo. Quanto bevo? 500 ml, ma è così. Ma neanche me. E io ho mia moglie che la inseguo col bicchiere, quindi dico... Non, questo è quello che succede, noi siamo sporchi all'interno, non ci puliamo, l'acqua alcalina lo fa in maniera egregia. Quindi riepilogando, pH
ORP, microcristallizzazione. Idrogeno attivo molecolare, ecco quello che faccio io. Io monto 3 macchine. Fino ad oggi le macchine col progetto Genesi costava 3,2. La macchina centrale non la pagate perché qua ci sono 6.000 euro di impianto. Queste 3 macchine costano 6.000 euro perché già soltanto quella centrale. Tra l'altro vengo dalla Sardegna, dove c'era una donna che tra l'altro è un medico, che ha avuto smontare il suo impianto osmosi e ha montato i miei. Siccome era medico, a un certo punto io l'ho smontato, io l'ho aperto e è andata su tutte le furie perché ha visto che all'interno c'era un semplice filtretto. Dice, allora io cosa ho ottenuto in questi anni? Cioè gli fai cambiare, cioè gli dicevano che quel filtretto fa tutto quello che faccio io. No. Quindi quello che è veramente nato oggi, infatti io da oggi vendo tutto il sistema, che chi lo vuole così possiamo mettere l'acqua fi fuori, oppure con Christian stiamo mettendo l'acqua fi all'interno del secondo impianto e io lo metto a prezzo di fabbrica, cioè praticamente con un aumento di 500 euro, perché non mi interessa andare a guadagnare sul fi, e quindi giro semplicemente lo sconto che mi dà Christian, a 3.700 monto tutto. Senza acqua io non monto nulla, l'impianto ha 10 anni di garanzia. Penso che con Christian non ho problemi a dare 10 anni nell'acqua fi perché non ha problemi, quindi 10 anni di garanzia, ma non monto impianto se non ho l'analisi, se non ho le acque. È chiaro? Allora, cosa succede? Voi mi spedite, allora scusate il giro di parole. Allora, voi mi spedite l'acqua in azienda, io l'analizzo, vedo i parametri, in base ai parametri monto gli impianti, perché definisco una parola come su misura, ecco. Sì, è fatto ad hoc. Esatto, è fatto ad hoc, perché io non voglio avere problemi, quindi li anticipo. E poi il mio obiettivo è un altro. Io ho lasciato di vendere impianti industriali perché voglio fare del bene. Ovviamente anch'io l'azienda guadagna, perché nessuno fa niente per niente, però è una fetta di pane che stiamo facendo per smuovere un attimino il mercato, e la cosa principale che vi chiedo è la testimonianza nei primi 6 mesi di assunzione di acqua alcalina ionizzata con idrogeno attivo molecolare. L'acqua acida, 2 parole sull'acqua acida. L'acqua acida va utilizzata solo a livello estetico, ha un effetto levigante, antirughe, parliamo di psoriasi, parliamo di dermatite, parliamo di caduta di capelli, quindi si crea... Vabbè, fammi finire, puoi dare. Allora, non me lo fate parlare, che ho finito. L'acqua acida, dicevo, specialmente per le donne. Allora, l'acqua all'interno che beviamo vi comincia a depurare e quindi fa questo effetto di disintossicare l'organismo, e quindi in un giro di 6 mesi vi rende più giovani. Io dico sempre, vi leva 10 anni, ma è vero, energeticamente, piena di elettroni, e vi comincia a stimolare tutto l'organismo. All'esterno, se la mattina dopo la vostra normale igiene personale in bagno, prendete l'asciugamano, lo mettete qui, andate nell'impianto, andate a mettere il secondo livello dell'acqua acida e vi massaggiate il viso e poi ve lo toccate, vedete che il viso è liscio. In un giro di 6 mesi, fatevi una fotografia prima e una fotografia fra 6 mesi e vedete proprio un effetto tangibile. È chiaro che non parliamo di chirurgia estetica, quindi parliamo di acqua, ma un effetto rassodante e tonificante del viso. Per quanto riguarda invece psoriasi, dermatite, problemi alla pelle, macchie o addirittura ulcere, perché io vi ho detto all'inizio che l'acqua alcalina viene utilizzata negli ospedali in Giappone, Stati Uniti, quindi chi ha questi problemi va a massaggiare i piedi, quindi piedi gonfi, problemi di sulla pelle, ma l'acqua acida non va assolutamente bevuta. Se uno ha un mal di gola, problemi di infiammazione gengivale, vanno a fare sciacqui con l'acqua acida. Questo è quello che è l'acqua alcalina. Cosa? È un antibatterico, perché andiamo su un pH molto acido. E poi quello che stiamo facendo con Christian è straordinario, perché io credo in quello che sta la sinergia che c'è con Christian, perché con il discorso di Masaru Emoto andiamo a ottenere dei cristalli
Quest'acqua è un'acqua a sei punte, come la chiama qui l'amico Alberto, è la, quindi esagonale, è un'acqua che è fatta proprio per il corpo. Ragazzi, io dico la mia esperienza, l'acqua alcalina cambia la vita delle persone. Questo io posso dire una cosa, non da medico ma da utilizzatore. Vai, vai, vieni qua. E quando uno si abitua a bere l'acqua alcalina, e io la bevo da tempo, è difficile poi bere l'acqua normale. Cioè, indipendente che faccia bene, che faccia male, ma quando uno si è abituato a bere l'acqua alcalina, poi questo è un velluto. È un velluto, assaggiatela, non troverete un'acqua simile. Vai Cristian, vieni qua, dai, che ti vogliamo qua. Vieni qua, dai. No, io farei vedere una cosa bella perché mi ha fatto far vedere tutti gli idrogenioni. Sì, sì, ora li faccio vedere. Vediamo Cristian cosa voleva aggiungere. No, io ho una domanda, giusto per chi interessa sicuramente tutti. La manutenzione, in che cosa consiste? Ah sì, bravo Cristian, da tedesco. Allora, la manutenzione. Cosa mi sono inventato io? Ho sempre montato impianti in Sicilia. Noi siamo un'azienda siciliana, tra l'altro non siamo una grossissima azienda, ma siamo una piccola realtà. Sempre su. E vabbè, ma ora perché ho preso questo progetto. Allora, il primo impianto è un impianto formato da 6 stadi di prefiltrazione. Alberto, dimmi. Il primo impianto è formato da 6 stadi di prefiltrazione. Ho fatto degli studi, dura ampiamente oltre l'anno. In più il manometro non è messo lì per estetica, il manometro, siccome io mi fido più di un discorso meccanico che di un discorso elettronico tutto sommato, è messo lì perché se mi si arriva una botta di terra lui me lo va a segnalare. Normalmente, e dico quelli sono casi eccezionali, e con 6 filtri comunque anche la botta di terra, tra virgolette, me la sono calcolata, all'anno bisogna cambiare tutta la macchina. L'azienda cosa fa? A 11 mesi prende una macchina nuova e te la spedisce a casa con GLS. E poi vi arriva un mese prima della scadenza. Voi avete tutto il tempo di prendere la prima macchina. Poi c'è un video, ma comunque c'è il responsabile tecnico Tony a vostra disposizione, specialmente nella prima volta. Ma comunque quando lo andiamo a installare noi lo spieghiamo bene, ma a parte questo c'è un DVD. E si staccano 2 tubi a innesto rapido, molto semplice, si mettono i tappi nel primo impianto esausto, si monta quello nuovo, quello esausto viene messo nel cartone che avete tolto l'impianto nuovo e viene rispedito in azienda. Noi lo andiamo a revisionare tutto e lo spediamo poi a un altro cliente. Quindi questo vi garantisce non solo il cambio di tutti i filtri, ma il cambio anche di qualche raccordo che magari ha bisogno di manutenzione, dei tubi e tutto quello che succede, quindi l'impianto completamente nuovo. Tutto questo al costo, cioè stiamo parlando di 140 euro comprese le spedizioni, che a me non mi interessa andare a fare business sui filtri. Voi considerate che la concorrenza un filtretto così lo fa pagare 105 euro, un filtretto così. Io non voglio parlare di chi è la concorrenza. Il perché sono arrivato ad andare in Sardegna, perché mi chiama una persona e mi dice: sai, a mia zia di qua vicino, tra l'altro, gli hanno montato un impianto alcalino, ora sta uscendo la moda e gli hanno fatto bere acqua e sale. Praticamente mettono un filtro con dei sali dell'Himalaya e fanno passare dell'acqua attraverso questo filtro, grazie alla salinità del coso, alzano di un pochino il pH di qualche cosina e fanno bere acqua e sale. Dicono che come il sangue, perché 7.4, fanno bene a questa loro, non dico chi è la concorrenza, ma il problema è... No, ma a tutti. Allora, a me è facile. L'acqua del mare. Sì, no, ma per me è facile. Allora, io, per dare l'acqua alcalina, se voglio imbrogliare le persone, per me ci metto 2 secondi. Prendo l'impianto centrale, che nasce come un progetto di impianto osmosi, ci metto un filtro con dei carbonati di calcio, rendo l'acqua, basta che io supero il 7, quindi bevendo l'acqua a 7.4, 7.5, 7.8, me lo regolo con delle elettrovalvole all'interno e vi do acqua alcalina. Tecnicamente ho detto la verità, ma sto facendo bere acqua alle persone con del bicarbonato. Non ottengo l'effetto di avere benefici per la salute, sto imbrogliando le persone e non è quello che mi spinge a fare questo.
non c'ho niente, non è acqua non ionizzata, non è nulla. Quello che mi spinge e mi ha spinto a fare amicizia e avere questa collaborazione con Christian è perché io voglio dare la migliore acqua alle persone. Perché quando mi arrivano telefonate del tipo mia madre, grazie a te sta bene, cioè mi arrivano queste telefonate, per me è una gioia. Quindi è quello che sto facendo, e questa legge di attrazione che è successa con Christian, poi ho conosciuto Alberto che fa tutto questo in maniera spontanea per gli altri, cioè per fare del bene. E lui lo so che è convinto che il bene poi ritorna alla fine, certo. È così. E quindi ci siamo incontrati ed è nata questa cosa. Quindi voi considerate che a me commercialmente vendere più alto viene più difficile. Ma siccome io ho visto che quello che ha detto Christian è vero, perché ho provato, che nonostante già con l'acqua che faccio io è eccezionale, mettendo l'acqua lo era ancora di più. Posso aggiungere certo. Perché è vero che andiamo in sinergia anche per diverse altre cose. Acqua Fi di per sé aumenta un poco il pH. Di per sé aumenta l'ossigeno che si crea spontaneamente nell'acqua. Da dove viene l'ossigeno? Perché qualche molecola d'acqua scinde. Ovviamente c'è un idrogeno. Ma è vero, è vero anche un'altra cosa, che io non arrivo a questi valori. Non posso fare un'acqua nuova, perché io lavoro con geometrie, lavoro con frequenze, eccetera. Io non posso arrivare a questi valori, però vado nella stessa direzione, l'uso sulla sua, non vado al contrario. Noi andiamo ognuno per conto suo, per quello che può fare tecnicamente, nella stessa direzione. Se posso dire una cosa, è che questo è il connubio ideale per l'acqua da bere. Sì. Questo non si può fare il bagno dentro in quest'acqua con no, questa. Perché produce poco, tipo un litro al minuto. Allora, bisogna fare il bagno con questa. Qua ti correggo di una cosa. Essendo che io mi occupo di piani industriali, questa frase che ha detto lui per me non esiste, perché arriva a trattare l'acqua del mare. È un problema ovviamente di costi. È chiaro. Quindi dico, quello che ha detto lui non è vero, perché se mi arriva uno che non vada a spese in casa, io ho l'acqua di mare e io gli posso fare quello che vuole. Abbiamo le tecnologie oggi per fare la qualsiasi cosa, oppure mi arrivano persone che hanno acqua di pozzo, sono in una villa, non hanno il problema economico, voglio l'acqua in tutta la casa di questo tipo. No, perché io ragiono su quello che faremo di là. Ah, certo. Che sarà quello di avere. Ma lì faremo una cosa di questo tipo. Sicuramente depurata, sì. Sicuramente arricchita di ossigeno, sicuramente con l'acqua, diciamo, certo, energizzata dall'acqua fine. Però sono due concetti di acqua diverso. Uno è l'acqua da bere, che quindi il pregio dell'acqua alcalina energizzata, ORP, idrogenione, tutte queste cose qua, naturalmente purificata, perché giustamente io in studio di là avevo un alcalinizzatore con il microfiltro dentro e quindi questo è un'altra roba. L'acqua che ho bevuto ieri quando abbiamo fatto questa roba è un'altra roba. Un velluto, è un velluto, velluto diverso, anche se io di là avevo l'alcalinizzatore e l'acqua fine. Sì, no, sì, non è questa roba. Su questo c'è, però quello che invece l'acqua fine ci darà sarà quello, anche la possibilità di fare un bagno in quest'acqua. Sì, sì, assolutamente. Perché il segreto principale è che quest'acqua è microclusterizzata, per cui i cluster piccoli possono essere anche assorbiti dalla pelle, ed essendo assorbiti dalla pelle possono andare direttamente in circolo. E questo è quello che fai te. Questa è la mia testimonianza diretta, questa è la verità. Come ha detto lui, non ci sono prove scientifiche, perché se voi andate a vedere Stefano Fais lotta contro i mulini a vento, e stiamo parlando di una persona con tanto di certificazioni, ha due lauree, un gastroenterologo, una persona di spicco, direttore del centro farmaci antitumorali di Perugia, cioè stiamo parlando di una persona di un certo tipo. Andate a vedere Francesco Oliviero,
il problema, forse non lo so, io non, so, non compro più farmaci, prima ci facevamo la spesa, io prima ci facevo la spesa, quindi secondo me non c'è interesse, sì certo, io, allora, io ho dei risultati su persone che avevano allergie di vario tipo e che in giro di 3 mesi mi hanno detto, però io dico la loro testimonianza, mi hanno detto che non sono, cioè, hanno risolto il problema. Però ripeto, io direttamente vi posso dare la mia esperienza e parlo dell'asma. E io vi posso dire che dei clienti mi dicono così. Poi, se parliamo dei pazienti del dottor Francesco Liviero, io vi dico che la prima cosa che lui fa, montati l'acqua a pizzi. No, io su questo sono... Su allergie, su tantissimi, pressione alta, diabete, parliamo di diabete alimentare, anche se date i risultati anche su diabete quello un po' più pesante di tipo 2. Dico, stiamo parlando di tante e tante cose, ma io penso che il principio fondamentale è uno, l'acqua alcalina vi pulisce, ci disintossica e permette all'organismo, che è la macchina più perfetta che esista al mondo, di cominciare a reagire, che non facciamo altro che distruggerla, come l'uomo sta distruggendo. Da parte la cellulite, che è il drenaggio delle sordesse, bravo, delle bravo. Donne, io vado poco sul discorso estetico, no, però i protocolli per il trattamento della cellulite è usare capsule associato all'indiavale. Allora, visto che tu l'hai nominata la cellulite, ci sono delle prove di donne che hanno fatto dei trattamenti tra acqua acida e acqua alcalina sulla coscia e hanno proprio ridotto di centimetri, però c'è un pochettino di starci là, nel senso che sono imbevute con delle gazze o un pigiama con acqua alcalina e poi acqua acida. Ma io intendevo proprio che proprio schemi terapeutici per la cellulite, perché la cellulite sono depositi poi di scorie tossiche, era proprio usare pastiglie tipo il Basel Flaps che sono alcalini con i drenanti che eliminano. Per cui è un classico. Sì. Ragazzi, io ho detto tutto. No, devi solo far vedere una cosa. Ah sì. Sì, prendo un bicchiere. Ci vuole il bicchiere dietro, perché questo è il problema. Vi voglio. Christian, scusate. Christian. Alberto vuole far vedere l'idrogeno attivo molecolare di presenza. No, perché io ho tante lampade diverse, sì. E oggi ho tirato fuori questa lampada e gliel'ho fatta provare ed è bello da vedere. Guardate l'idrogeno attivo molecolare, lo riuscite a vedere? Ora poi lo sposto dal... Sì. Mettiamoci qua, guardate. Lo vedete? Sembra acqua gasata. Questo è idrogeno attivo molecolare. Va via e in moto. E un'altra cosa, l'acqua alcalina va messa solo in bottiglia di vetro. Chi deve andare al mare o in palestra o al lavoro utilizza delle borracce di qualità, da non confondere con le... Poco fa c'è stato un signore che voleva l'acqua in una bottiglia di plastica. Io ho detto, guarda, io ti vorrei male se te la do, perché significa farti bene plastica, perché le bottiglie che poi comprate al supermercato io le ho analizzate al microscopio, è come un gatto che graffia una porta, sono bottiglie monouso, tra l'altro quelle che trovate in offerta sono pure PET cinese di bassissimo livello e lì proprio vi bevete plastica pure, che si chiama bisfenolo, si chiamano diossine, si chiamano acetaldeide, formaldeide, antimonio. Quindi l'acqua, quindi quando voi non bevete l'acqua dalla macchina, dico allora che fa? Non bevo l'idrogeno, non lo bevete, ma avete un'acqua piena di ossigeno, quindi ionizzata, alcalina, microcristallizzata e informata, e la dovete cambiare ogni giorno.
nel senso che dopo 24 ore in bottiglia indietro, allora, l'acqua comincia a perdere il suo potere di virtù. Si può informare l'acqua? Questa è una schedina che ha dentro, caso vuole, proprio le frequenze del film. Se questa la mettiamo qua sotto, l'informazione del fiauro va dentro nell'acqua. Ma già questo lo fa di sì, là devo fare aprire una piccola parentesi. Da me sono venuti tanti che fanno la medicina quantica e quindi lavorano con frequenze e con queste schedine eccetera, che hanno dei programmi specifici. Aquafia è un programma generale, naturale, generico, ma qualche terapeuta vuole la cosa specifica. Però sono venuti da me e hanno detto: non mi puoi fare un Aquafia che mi dà la frequenza specifica della scheda, perché queste schede, quando li metti sotto un bicchiere, devi aspettare 2 minuti, 5 minuti, 10 minuti, fin quando la frequenza va sull'acqua. Ci vuole qualche minuto, fino a quando l'acqua di queste schede va sull'acqua che sta nel bicchiere. E per alcune applicazioni, soprattutto in agricoltura, che fanno anche omeopatia, per così dire, su impianti, allora, a noi non serve un bicchiere d'acqua, ci servono migliaia di litri di acqua. Aquafi fa migliaia di litri a ora, chiaro. E abbiamo fatto uno slot, abbiamo inserito quel tipo di scheda e riusciamo a produrre migliaia di litri con le frequenze che si vuole. Perché cosa succede? Dentro Aquafi l'acqua è talmente strutturata che riesce a prendere facilmente qualsiasi altra frequenza e funziona alla grande, insomma. Per cui c'è qualcuno che dice: ma io voglio la cosa specifica cardiovascolare, io voglio questo, eccetera. Lui la mette qua sotto in questo caso e aggiunge facilmente altre frequenze. Questa è un terapeutico, io non lo faccio, faccio una cosa generale. Per cui è proprio una schedina dedicata proprio